Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria, tutti ben ritrovati sulle nostre frequenze per una nuova catechesi sul più santo dei santi. Come tutti sapete, coloro che sono assidui ascoltatori di questo spazio, diciamo così, dedicato al nostro caro santo, stiamo meditando sulla figura di San Giuseppe alla luce dell'Auro Libretto del Beato Bartolongo, dedicato al mese di marzo, che ci sta conducendo piano piano a scoprire, diciamo così, vari aspetti legati alla straordinaria santità di San Giuseppe. La meditazione di oggi, che andremo subito a leggere, come sempre, poi riservandoci un breve commento di quanto è meditato insieme, si chiama San Giuseppe, patrono delle anime di vita interiore, che ci farà comprendere come la figura di San Giuseppe è di straordinaria importanza per le anime che scelgono, come auspicabile per tutti, di dare grande spazio alla vita interiore, come vedremo poi nel commento, dimensione questa che è propria di ogni cristiano che voglia compiere un buon percorso di vita cristiana e non soltanto, diciamo così, riservata agli esperti. Scusate. E agli esperti, insomma, cioè alle anime contemplative, alle anime che stanno in monastero, eccetera. Cedo immediatamente la parola al Beato Bartolongo, onde poi riservarmi un tempo di commento alle sue considerazioni. San Giuseppe, patrono delle anime di vita interiore. La vita interiore consiste essenzialmente nell'accoglimento dello spirito, nella vigilanza sopra tutti i movimenti del cuore ed in una costante unione dell'anima con Dio. Essa è felice disposizione di un'anima la quale, ritirata dagli oggetti esteriori e sensibili, si occupa continuamente dei grandi oggetti della fede e mette tutta la sua applicazione nel progredire nella via della perfezione. Tale è stata la vita di San Giuseppe e tali furono le disposizioni abituali della sua anima. Egli ebbe al più alto grado il dono della contemplazione, dice San Bernardino da Siena. Questo santo patriarca, avendo avuto parte all'ineffabile mistero dell'incarnazione più degli altri santi, ha ricevuto una comunicazione più abbondante delle dolcezze e delle ricchezze nascoste in questo adorabile mistero, col potere di introdurvi le anime interiori. Gran Dio, fammi conoscere la vita interiore di San Giuseppe. Introduci i tuoi figli in quella scuola di silenzio, di raccoglimento, di orazione e di amore, affinché disgustati di tutto ciò che è esteriore, si disingannino per sempre delle cose di questo mondo che li allontana da te, che li scaccia dal tuo cuore e li priva delle ricchezze ineffabili del tuo regno interiore. Guidato da te, oh mio Dio, io entro nel cuore del più caro amico dei tuoi amici, quale calma in tutte le sue passioni, quale silenzio in tutte le potenze dell'anime, di quale lume è ricco il suo spirito, quale torrente di delizie inonda il suo cuore. La sua vita è una continua orazione. Egli si innalza senza difficoltà alla contemplazione dei più sublimi misteri. Sempre unito a te col pensiero della tua presenza e col vivo sentimento del tuo amore ti vede, ti conosce, ti adora e ogni altra cosa sparisce ai suoi occhi. L'amore di Giuseppe era intimo, godeva della più segreta familiarità con Gesù e Maria ed aveva con loro comunicazione di mistichezze che nessuno ha avuto né mai avrà. Per tale ragione San Giuseppe è il padre della vita interiore ed è il protettore delle anime che hanno il coraggio di svincolarsi da ogni cosa per occuparsi solo di Dio. Tutti questi favori non servivano che a renderlo più umile, scorgendo perfettamente le grazie di cui Dio lo aveva ricolmato e non potendo ignorare l'alto grado a cui era elevato, si serviva delle parole della castissima sua sposa per glorificare colui che lo aveva tolto dalla sua bassezza e ripeteva con più viva riconoscenza: l'Onnipotente ha operato in me ogni cose, o scusate, cose grandi, e l'anima mia lo magnifica. Fecit mihi magna qui potens est, magnificat anima mea Dominum. Dobbiamo, scusate, ad esempio di San Giuseppe, aggiungere al raccoglimento e all'orazione la pratica della contemplazione. Con la lettura spirituale, dice il padre Champion, si cerca Dio.
Con la meditazione si trova Dio, con la contemplazione si gusta Dio. Per gustare quanto soave è il Signore, bisogna ricorrere a San Giuseppe. Come piccola pratica, come piccolo esercizio per questa meditazione, provate a fare oggi molti atti di abbandono alla volontà di Dio, guardando Dio come Padre e ricevendo dalle sue mani tutte le cose che vi sono contrarie. A questo modo vincerete lo sdegno e l'ira che vi assale ogni volta che siete contrariati. Bene, come sempre, gli spunti che ci offre il Beato sono notevoli. Io, come sempre, con voi vorrei ripercorrere qualche piccolo passaggio e approfondire qualche aspetto di quanto abbiamo appena ascoltato, ecco, perché possa poi in qualche modo arricchire la nostra vita interiore. Io partirei proprio dalla considerazione molto bella, sarebbe bene proprio magari impararla a memoria perché ci aiuterà, e commentarla, no? Con la lettura spirituale, dice il padre Champion, si cerca Dio. Con la meditazione si trova Dio, con la contemplazione si gusta Dio. La meditazione di oggi ci fa comprendere come San Giuseppe era ovviamente anche un'anima contemplativa. La contemplazione è il grado più alto a cui possiamo giungere in questo mondo di preghiera e di unione con Dio. È difficile parlare della contemplazione, perché come scrive Santa Teresa d'Avila, cosa sia la vita contemplativa può comprenderlo chi ne ha avuto qualche minima esperienza, insomma, no? Anche piccola, cioè chi sa almeno cosa sia almeno l'orazione di raccoglimento, o chi magari ha fatto esperienza di qualche piccolo passaggio, insomma, della cosiddetta orazione di quiete. In ogni caso, io non so, insomma, se ci sono tanti mistici e contemplativi tra gli ascoltatori, però che per comprendere qualcosa. La contemplazione, potremmo, diciamo così, definirla come una sorta di mix, di unione tra alcune grazie spirituali molto grandi, particolari che Dio dà, interiori, che Santa Teresa chiama i diletti spirituali, cioè che possono essere, come dire, a livello di profondissime consolazioni sensibili, a livello di rivelazioni, a livello a volte di visioni interiori, di visioni immaginarie, di visioni sensibili, oppure di locuzioni o cose di questo genere. Quindi questo. E dall'altro lato, è un mix tra questo, diciamo così, dono di Dio che riempie in qualche modo l'anima, ma riempie quell'anima che attraverso molti sacrifici e molte rinunce si stacca, ecco, da tutto ciò che diciamo che è inutile, ecco, nella vita interiore, da tutto ciò che non è Dio. Quindi capite che ordinariamente la contemplazione pura è un grado a cui molto raramente, insomma, così si arriva. E neanche tutti ci arrivano coloro che si mettono nelle condizioni, come dire, anche esteriori, tipo appunto i contemplativi, per poter giungere a questa vetta, insomma, perché basta un attaccamento anche minimo, una cosa anche piccola che impedisce l'unione con Dio, insegnano i maestri di spirito, no? Ecco, in ogni caso, però, noi possiamo in qualche modo avvicinarci a questo mondo, questo lo scrive anche Santa Teresa, nella misura in cui impariamo, ecco, a mettere realmente Dio e le sue cose e anche le occupazioni che riguardano Lui al primo posto. Vi faccio un esempio, diciamo così, che mi riguarda dal punto di vista pastorale, no? Quando una persona si avvicina al Signore, si converte, magari ad età abbastanza avanzata, no? Sente l'esigenza di riempirsi di Dio. Quindi pensate a quanti di voi stanno ascoltando adesso questa catechesi, no? State ascoltando questa catechesi, non state guardando magari la televisione, no? Non è detto che la televisione contenga, anche se al 99% dei casi è vero, roba inguardabile o roba diseducativa o roba immorale. È largamente vero. Ecco, però anche quando contenga una cosa edificante, come dire,
che si può vedere, che ti va di stendere un bel film, una bella fiction, un bel documentario, cose di questo genere. Tuttavia, se tu in questo momento stai guardando la televisione, non staresti ascoltando questa catechesi, d'accordo? O magari stai facendo, c'è qualcuno che sta facendo in questo momento, non lo so, un'ora di adorazione in chiesa. Cioè, la nostra giornata è per forza di cose limitata. Quindi le nostre piccole scelte, cioè la nostra unione con Dio, che chiaramente si alimenta tanto quanto io curo la vita interiore e tanto quanto spazio do alla vita interiore. Lo vedo anche io da sacerdote, no? Cioè la giornata ha delle ore limitate e quindi se io dedico poco tempo alla vita interiore, è chiaro che poco sentirò la presenza di Dio, è chiaro che poco santo diventerò, è chiaro che poco padrone delle mie passioni sarò, è chiaro che poco che sarò capace, insomma, di accogliere con amore e con cristiana disposizione le avversità che vengono durante la giornata, sapendole prendere, diciamo così, dalla mano di Dio, offrendogliele e cose di questo genere, no? Quindi, cioè, uno degli aspetti da trarre di questa odierna meditazione è che, diciamo così, noi siamo padroni del nostro tempo, perché il Signore, creandoci liberi e creandoci uomini, ci ha dato la possibilità delle nostre libere scelte. Allora, è chiaro che se tu nel tempo libero che hai a disposizione, non lo so, curi gli hobby e fai altro, non cresci nell'unione con Dio, non crescendo nell'unione con Dio non cresci nella santità, no? Questo vale, ripeto, per tutti gli stati di vita, perché anche una persona che ha la famiglia e che è impegnato, avrà un pochino di tempo libero durante la giornata. Cosa fai durante quel tempo libero? Dici il rosario? Leggi un bel libro di spiritualità? Ascolti una catechesi? Vai a fare un po' di adorazione, sto facendo un pochino di esempi, oppure vai a farti una partita a tennis, guardi un bel film, non so, e vai a farti una corsa, non, capite? Sto dicendo volutamente cose lecite, ma cose diverse. Ecco, allora è chiaro che San Giuseppe aveva capito un principio che tutte le anime più o meno devote, presto o tardi, comprendono, cioè che Dio viene al primo posto e che vale ben la pena rinunciare a tutto, come ci dice Gesù nel Vangelo, ma non rinunciare per una sorta di idea o di pensiero negativo, ecco. Ma appunto in vista di questo, perché per avere il tutto, diceva San Giovanni della Croce, devi distaccarti da tutto. E quanto più sarai distaccato da tutto, e tanto maggiore sarà il tuo grado di contemplazione di unione con Dio. Quindi già che uno con la lettura spirituale, ecco, manifesti al Signore che lo cerca, con la lettura spirituale dice il Padre Champion si cerca Dio, è già molto. Il secondo grado è imparare a fare l'orazione. Ecco. Un conto è la lettura, un conto è la meditazione. La meditazione in realtà non è altro che la lettura assimilata, fatta propria e digerita. Io questo raccomando sempre molto alle anime, no? Vi ripeto, già quando qualcuno comincia a usare il tempo libero dedicandosi alle buone letture, le buone letture sono fondamentalissime. Le buone letture si intende anche in senso ampio, vi ripeto, anche voi che state ascoltando questa catechesi sappiate che il Signore vi darà delle grazie e dei frutti grandi per questo, capite? Perché è comunque una porta che si apre a Dio, alla ricerca di Lui. Ecco, però anche le cose che state ascoltando, questa catechesi è cominciata 14 minuti fa, finirà tra 6 minuti, perché dura circa 20 minuti, e poi però, capite, le cose che avete ascoltato, che fine fanno? Per trattenerle nel vostro cuore e per, se c'è qualcosa di interessante, ovviamente, e per trasformarle in carne della vostra vita, dovete ritornarci sopra, perché altrimenti le dimenticherete. Allora, la meditazione, dicevano i maestri di spirito, che è quella con cui appunto si trova Dio, consiste nella, come dire, la chiamavano la ruminatio i maestri di spirito, no? Ecco, tu prendi le cose
che durante magari una breve lettura di un testo, di un ascolto di una catechesi, ti hanno colpito, ci torni sopra, ci cominci a riflettere, ci cominci a ragionare da prima e poi ci cominci a imbastire un dialogo con il Padre Eterno e poi attraverso un proposito cerchi di farli calare nella tua esistenza perché diventino vita del tuo vissuto. Ti faccio un esempio. Se sei stato colpito da alcune cose che ho detto, avete deciso, bene, adesso io del tempo libero che ho, una parte del tempo libero rinuncerò a questa cosa e la dedicherò al Signore. Ecco, questo è un proposito che deriva da una buona meditazione. Ecco, con la contemplazione però infine si gusta. Ecco, però prima di donarsi Dio a noi nella contemplazione deve essere prima cercato e deve essere prima trovato. Ecco, poi generalmente i primi accenni di contemplazione avvengono proprio durante l'orazione, specialmente la meditazione ben fatta, oppure in momenti in cui ci troviamo a cuore, a tu per tu, con Gesù Eucaristia in chiesa. È importante aprirsi a queste dimensioni perché, come dice il buon Sant'Agostino, Sant'Agostino era uno che aveva conosciuto molto del mondo e dei piaceri legati a questo mondo, no? Perché la gente non prega e pensa soltanto a mangiare, bere e divertirsi, perché i piaceri di questo mondo producono, come dire, un appagamento e una soddisfazione immediata, d'accordo? Le cose dello spirito non sono così, perché se tu dici un rosario, e non è detto mai, la prima volta che dici rosario difficilmente troverai un grande godimento, troverai magari una grande fatica, un grande tedio, perché le cose dello spirito si trovano per definizione su un livello soprasensibile, ecco perché non prega nessuno. Ma siccome non ci trovano soddisfazione immediata, non lo fanno, però nelle cose dello spirito non funziona come nelle cose che cadono sotto i sensi, perché le cose che cadono sotto i sensi, si dice nel parlare comune, sono cotte e mangiate, quindi immediatamente tu percepisci il diletto, anche se piccolo, che da quelle perviene. Nelle cose di Dio è esattamente il contrario. Il diletto è il punto di arrivo di un percorso che passa attraverso dei momenti, come dire, umanamente parlando, non gradevoli. Per questo Gesù nel Vangelo dice: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché larga è la porta che conduce alla perdizione. Anche riferito alla vita interiore. Perché la prima volta che ci mettiamo a pregare facciamo fatica. E perché comunque, come dice Santa Teresa, anche se tu sei arrivato ai più alti gradi della contemplazione, non è che ogni volta che ti metti a pregare Dio ti consola subito, ti fa fare il rapimento o ti porta in estasi. Succede ogni tanto. Infatti dice Santa Teresa, dice che anche le anime arrivate alle più alte vette di contemplazione non devono mai lasciare la preghiera vocale. Cioè il rosario devono dire, se sono in monastero il breviario, la liturgia dell'ora, lo devono recitare. E non devono neanche lasciare la meditazione, devono sforzarsi di seguire la via comune di tutti quanti, prendono, cioè, i cinque versetti del Vangelo, la paginetta delle meditazioni di Cristo o di altro libro adatto alla meditazione, non lo so, Cammino di San José Maria Escrivá, alcuni scritti di Sant'Alfonso, eccetera, eccetera, e ogni giorno dedicano quel tempo che possono alla meditazione seguendo la via comune, fermo restando che poi il Signore, quando vorrà, li consolerà e gli darà grandi gioie. Ecco, quindi San Giuseppe, noi dobbiamo sempre pensare che ha conosciuto la Madonna che ci ha avuto circa un 30 anni. Abbiamo già fatto altre meditazioni, ma cosa ha fatto prima di questi 30 anni? Noi non lo sappiamo. Possiamo però presumerlo. Vi sembra che il nostro Signore avrebbe dato il tesoro della Madonna e del Figlio di Dio fatto carne a un uomo che non avesse già un elevato grado di vita interiore e di contemplazione? Difficile. Ecco, e chi però fa questa scelta e intraprende quello che un salmo chiama il santo viaggio, capirà allora anche perché Dio ci chiede di rinunciare a tanti piaceri sensibili. Allora uno pensa che il cristianesimo sia una cosa triste, oh, devi rinunciare a tante cose, ma quando mai? Diceva Sant'Agostino, l'ho accennato prima, che era stato un grande peccatore, che un secondo di unione con Dio non è paragonabile a tutti i piaceri della carne che si possono vivere in questo mondo. E Sant'Agostino ne sapeva qualcosa dei piaceri della carne. Noi non siamo stati fatti per questo. Noi siamo esseri umani. Certamente c'è qualcosa di bello e di gradevole da un punto di vista sensibile, possiamo usarne quando è lecito ringraziandone il Signore,
ma non fare di quello la ragione della nostra esistenza, come quasi tutti fanno, perché siamo stati creati per cose più grandi. Queste cose più grandi ci danno una grande somiglianza con Dio, una grande santità, e quando e se Dio vuole anche un altissimo grado di consolazione celeste, che se non ci dedichiamo in tutto a Dio, mettendolo in assoluto al primo posto, non gusteremo mai in questo mondo. Anche in questo ci aiuti l'esempio e la guida del grande San Giuseppe. La mia benedizione a tutti, appuntamento se volete alla prossima settimana. Ave Maria.